Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata a metà strada tra fantascienza, scenario planning, divinazione del futuro e tentativi di comprendere un ignoto futuro lontano, non noto e non scritto, di cui però molti pezzi del puzzle futuro sono già oggi conosciuti. Quindi ragioneremo di come potrebbe essere il futuro oltre il 2050. È possibile ipotizzare l'esistenza di una quarta guerra mondiale? Sulla linea degli eventi della terza guerra mondiale, a prima restrizione, esiste un'alta probabilità di salto di restrizione, per cui gli eventi bellici probabilmente si confonderanno con le dinamiche cinetiche attese nella World War III a terza restrizione. Le deflagrazioni con armi atomiche tattiche e strategiche sarebbero pesanti in Asia. Successivamente, su tale linea di futuro, una quarta guerra mondiale sarebbe assai improbabile, essendosi annullato l'eccesso di sovrappopolazione in Asia. Però, sulla linea degli eventi di terza guerra mondiale a seconda restrizione, le cause di salto di restrizione verso la World War III a terza restrizione sarebbero minori come numero e con una minore probabilità. Sulla World War III a seconda restrizione le deflagrazioni atomiche in Asia sarebbero elevate, ma sull'impero gengiscano i Defenders farebbero esplodere poche armi atomiche come giusta rappresaglia per l'annichilazione degli aggressor ai danni della povera Repubblica del Gange, a causa appunto dei già tantissimi morti causati dalla World War III. In prospettiva storica, però, su questa linea di futuro, potrebbe esserci un alto rischio di una quarta guerra mondiale, ad esempio tra USA contro Impero Gengiscano. Scontro diretto. Questo a causa di banali politiche reattive a soppressione del residuo eccesso demografico. Sentimenti di rivalsa dell'impero gengiscano per aver perso la terza guerra mondiale a seconda restrizione, nonché il maggiore accesso alle risorse dell'impero gengiscano nei confronti della Siberia, questo perché si sarebbe causato l'annichilazione della povera Repubblica del Gange, potrebbero comunque essere forti cause di una probabile successiva quarta guerra mondiale. Per cui il patto storico della quarta guerra mondiale potrebbe essere presente solo sul sentiero degli eventi successivi alle varianti di terza guerra mondiale a sola seconda restrizione, ma non sulle altre. Tuttavia, poiché ad oggi la terza guerra mondiale in Asia è solo probabile, non ci sono ancora segnali d'early warning univoci che indicano la sua ineluttabilità. Inoltre, non è possibile definire quale tipo di contesto militare e su quali saranno le coalizioni dei Defenders ed Aggressor. Non è ancora possibile predire né esiti né dinamiche, tantomeno è possibile predire eventi oltre la nebbia della terza guerra mondiale. Però si può offrire ventagli d'opzioni nel dominio del possibile che con azioni proattive potrebbero orientare la freccia della storia. Per questa puntata è tutto, ciao, un saluto, alla prossima. We'll be right back.